Primi casi di positività al Covid fra gli studenti, a scuola scatta la quarantena, al Pinchetti di Tirano quattro le classi che seguono lezioni da casa. Ci aspettavamo che con l'inizio dell'anno scolastico ci potesse essere qualche criticità, ma legata a situazioni di positività, del resto abbiamo una presenza al 100% in tutta la Valtellina. Abbiamo però anche testato insomma, il sistema, per cui le nuove normative prevedono che ci sia una quarantena più ridotta di 7 giorni con tampone al termine dei 7 giorni per chi ha effettuato le vaccinazioni e 10 giorni per chi invece non l'ha effettuato da almeno 14 giorni e tampone al termine. Abbiamo avuto delle segnalazioni subito dalle famiglie, che ringrazio per la solerzia, dai medici di base che collaborano anch'essi con le scuole e naturalmente dalla TS e anche dal Dipartimento di Prevenzione e di Igiene di Tirano, che è stato subito prontamente attivo nel darci e fornirci indicazioni di supporto per la corretta gestione. Quindi sono partite le DAD, ma che termineranno già in settimana con rientro dei ragazzi. Nessun problema invece per la gestione delle distanze nelle classi e negli altri ambienti scolastici. Fortunatamente in questa struttura abbiamo spazi molto ampi, ne avevamo già in precedenza, legati naturalmente proprio al progetto iniziale, quindi aule compiti molto ampi, laboratori ampi che abbiamo utilizzato per le classi più numerose. L'anno scorso abbiamo effettuato alcuni lavori di edilizia, cioè noi, ecco, la provincia insomma ha effettuato, che ringraziamo, alcuni lavori di edilizia per accogliere classi che insomma sono comunque tra i 23, 24, 25, che comunque richiedono spazi più ampi. Quindi ci sono le classi numerose, ma ci sono anche gli spazi e le distanze sono mantenute. Quindi direi che procediamo regolarmente. Che messaggio si sente di dare alle famiglie? Vacciniamoci!